notte da ricercatori è quella che si potrà vivere in Toscana il prossimo 26 settembre, quando tra Firenze, Pisa e Siena si terranno tanti eventi per avvicinarsi alla cultura scientifica e al mondo dell'innovazione. L'appuntamento promosso dalla Commissione europea si terrà anche nelle nostre città grazie alla collaborazione della Regione Toscana con Atenei e centri di ricerca. Di sicuro sarà una notte interessante e avvincente che mira a rendere popolare anche un settore che comunemente sembra assai lontano dal vivere quotidiano, quando invece, spiegano gli stessi ricercatori, è profondamente calato nella realtà di ogni giorno. Con questa iniziativa si vuole portare il ricercatore tra le persone, far conoscere le persone la scienza, farla toccare con mano. Per cui avremo iniziative concrete che saranno, io credo, anche non solo un momento di conoscenza, ma anche un momento di divertimento per le persone. Imparare a costruire una mongolfiera e capire i principi tramite i quali questa mongolfiera può volare. Imparare a costruire una cella fotovoltaica, capire come funziona il nostro DNA, come vengono previsti i terremoti e come possiamo proteggerci dai terremoti. Ecco, quindi tramite tutte queste iniziative, conoscere i ricercatori, conoscere la ricerca e imparare ad amarla. A Firenze la notte si concluderà con un talk show che vede protagonisti giovani ricercatori, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, tra cui il governatore toscano Enrico Rossi e il sindaco di Firenze Dario Nardella. A Pisa appuntamento con lo speciale ricerca, musica e sport, presenti campioni sportivi e ricercatori universitari come la campionessa mondiale di fioretto Martina Batini e il maratoneta Daniele Meucci, oro agli europei di atletica leggera. A Siena il programma si snoda infine attraverso 14 luoghi del centro storico, con oltre 50 appuntamenti tra laboratorio all'aperto, dimostrazioni, convegni e dibattiti. Per quanto riguarda Firenze abbiamo pensato a questo percorso del sapere che va dall'orto botanico, quindi dal Museo di Storia Naturale dell'Ateneo Fiorentino, passa al Rettorato, poi coinvolge l'Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio Luigi Cherubini, proprio insomma si tratta di 500 metri in cui sono condensate molte istituzioni della nostra città dove effettivamente la ricerca è un compito fondamentale.